Si è tenuto sabato presso il centro sportivo Mannara di Grottaglie il quadrangolare di calcio a 5 Tifo per la solidarietà. La manifestazione a scopo benefico organizzata dal social club I Grottagliesi in collaborazione con Inde e Pipa ha riscosso un grande successo. Il centro sportivo che ha ospitato l'evento è stato invaso da numerosi spettatori che hanno partecipato attivamente per tutta la durata della manifestazione. Il quadrangolare, oltre allo scopo benefico, è stato organizzato anche in onore di Aldo Stefani, tifoso dell'Arset Labor Grottaglie, scomparso prematuramente nel 2016 e sempre nei cuori della tifoseria, che gli ha riservato un commovente saluto a suon di slogan da stadio e fumogeni al seguito. I presenti hanno avuto modo di gustarsi la mostra fotografica relativa all'Arset Labor Grottaglie e toccare con mano le magliette indossate dai numerosi calciatori che hanno vestito il biancazzurro, una marcord per intenditori. Il torneo è stato vinto dopo i calci di rigore dalla squadra dei Grottagliesi che hanno battuto in finale le vecchie glorie biancazzurre. Sinceramente, la vittoria sul campo ha avuto poco significato a fronte della nobile causa per la quale il torneo è stato organizzato. La solidarietà l'ha fatto da padrona. Gli organizzatori hanno donato all'associazione Medici per San Ciro del dottor Salvatore Lenti la cifra di 1.000 euro per l'acquisto di un'autoambulanza da mettere al servizio della cittadinanza. Un gesto importante che mette in risalto la generosità dei cittadini e in particolare del social club I Grottagliesi, non nuovo ad iniziative di questo tipo. La serata è trascorsa con animazione e musica, coinvolgendo tutti i numerosissimi presenti che hanno potuto vivere un momento di totale aggregazione sociale. Alla fine della manifestazione tutti i partecipanti sono stati premiati con targhe commemorative, dalla splendida Lucia Galeone, madrina della serata e noto volto della televisione italiana, nonché tifosa dell'Arset Labor Grottaglie, da sempre vicina alle iniziative benefiche organizzate nella sua città. Insomma, una serata che di calcio ha visto poco, ma che ha avuto il sapore dell'unione, del sostegno tra esseri umani, come dovrebbe essere in ogni momento della giornata. Presenti alla kermesse anche il patron dell'Arset Labor Grottaglie, Carmelo La Volpe, e il direttore sportivo Mimmo Ligorio. Un segnale di vicinanza importante e molto significativo nell'ambito del progetto di rinascita che la società di Via Aldo Moro ha da poco iniziato. Ascoltiamo ora l'intervista a Lucia Galeone, madrina della serata. Quanto è importante partecipare a questa manifestazione? È molto importante perché si tratta, no, di una serata per una giusta causa. Mi ha raccontato Davide, mio fratello, che con la somma raccolta si andrà a prendere un'ambulanza per la cittadinanza di Grottaglie. Facciamo un passo indietro. Sì. Parliamo dell'Arset Labor Grottaglie. Cosa significa per i colori biancazzurri della squadra della tua città? È un onore partecipare a tutte le serate che organizzano l'Arset Labor. Poi durante l'anno cerco di seguire costantemente i vari progressi della squadra, però visto che si tratta della squadra del mio paese ci tengo molto a essere presente a queste. E in questa stagione la vedremo allo stadio sui gradoni del Damuri? Speriamo, adesso vediamo, mi devo un attimino organizzare visto che sono un po' lontana da qui, però farò di tutto per essere presente almeno a una partita della prossima stagione. Okay. La ringrazio, gentilissima. Grazie a voi.